Sono tre le certezze nella vita di un vero tifoso granata. Numero 1. Gli infortuni che durano ere geologiche, con giocatori che praticamente spariscono nel nulla. Ma durante la partita col Padova, qualcun altro è stato vittima di questo sortileggio. Quando vedi l'arbitro curato dai medici della Salernitana e hai la conferma che lo rivedrà in campo non prima dei 6 mesi. Numero 2. La maledizione dei giocatori che quando vengono qui a Salerno si dimenticano come si gioca a calcio, poi vanno altrove e diventano dei fenomeni. Quest'anno abbiamo Djuric e Jallo che saranno capocannoniere e vice capocannoniere della B, altro che quel pippone di Palombi. Lecce 2 Venezia 1, doppietta di Palombi. Livorno 0 Lecce 3, di nuovo doppietta di Palombi. Lo stato d'animo di tutti noi. Numero 3. La Salernitana che puntualmente perde nei giorni di festa, giusto per farci intossicare. Epifania, Natale, Capodanno, poteva mai mancare San Matteo? Certamente no, è una questione di coerenza. 21 settembre 2018. A fine partita, i calciatori della Salernitana ringraziano i propri tifosi sotto il settore ospiti. Ed è subito Halloween.